Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con questo specie di... no, scherzavo. Oggi siamo tornati con una nuova novità sul canale, che sarebbe questo qua. Ora voi non vedete niente, però vi faccio vedere. Ok, come ben vedete siamo tornati sul Rainbow, ma questa volta tutto normale, cioè tutto diverso, ovvero il TTS. Ora faremo vedere, perché sto dicendo faremo? Faresci! E vi farò vedere un po' di novità su questa nuova stagione Shadow Legacy, che in primis, oltre al fatto che sto facendo 9 FPS, in primis vedremo lui in azione, cioè Sunfish, cioè un come si dice? Un personaggio che viene in un altro gioco, Splinter Cell, che non ho giocato, però comunque è uno famoso di Splinter Cell, da quanto ho capito. Oggi andremo a vedere, a testare la sua abilità, e in più ci saranno tante altre novità, come ben vedrete, come già sapete pure dai nuovi mirini, dei nuovi rinforzi, tutte le cose. Ora andremo a vedere, andiamo a cercare la partita PS. Non guardate come gioco, perché era... sto giocando da poco sul PC, quindi non ho... se faccio cazzate smirate oppure se cose quasi non riesco a giocare, per esempio, non contatelo, perché cioè non contatelo, non fateci caso, perché faccio cagare sicuro. Io vi dico di seguirmi sempre su Instagram, su Telegram, di seguire la mia playlist su Spotify, perché la tengo aggiornata ogni volta che esce una canzone che mi piace. E puoi seguirmi su Twitch, che ovviamente ho fatto pure una specie di reaction review della nuova stagione, quindi ho dovuto fare la reaction non alla live inglese, ho fatto la reaction alla live di Just Rick, che saluto tanto. Poi ci ha fatto saltare la partita avviata. Quindi allora siamo in difesa. Bene, già stiamo perdendo. Prendiamo, ora vi faccio vedere il nuovo menu di Pulse. Come vedrete già pure che cambia proprio il colore del puntatore, ovvero che puoi andare, se vuoi, c'è un'opzione aggiuntiva sulle opzioni, cioè accessibilità, in cui puoi andare a personalizzare il colore dell'ottica. E questa cosa inizialmente è stata fatta in teoria per i daltonici, però ovviamente non me ne privo. Guardate come vedrete, credo che è il nuovo menu olografico. E poi questo qua è il nuovo sistema di ping 2.0. Poi un'altra cosa che forse non sentirete è la voce della, di quello che parla di quando dice tutte le robe là. Ovviamente non so se è un problema mio o un problema di TTS, ma comunque io mi confondo sempre quando vado inizio il round. E poi un'altra cosa, come vedete in alto a sinistra ci stanno i nuovi rinforzi, ovvero non ci saranno più due rinforzi a testa, ma ci saranno 10 rinforzi a squadra, ovvero che avete 10 rinforzi, proprio avete un limite di 10 rinforzi e niente, avete un limite di 10 rinforzi. Ripeto, non sono un proprio di PC, quindi potrebbe, tipo questa qua ho fatto una cazzata, sto facendo delle cazzate. Ecco, gente là dietro, già. Allora, vi stavo dicendo, come vedete pure cambio del metodo di ping, ovvero che ora puoi pingare qui dalle telecamere, che non possiamo pingare perché è controllato da questo, però comunque possiamo pingare tipo dalle telecamere, ve lo faccio vedere. Vedi, questo qua per ora è il mio ping 3, ovvero i ping sono cambiati, come vedete pure qua dalla squadra. Aspettate che... e come vedete quando pingo ci sta a comparire il numero
il tuo numero a fianco al nome, cioè il numero a fianco al nome. Poi i mirini nuovi, come state vedendo pure, e l'Akog è stato completamente rimosso in difesa, e poi il nuovo grafico per alcuni, per Pulse, pure in attacco è stato cambiato, e poi hanno aggiunto un nuovo minino ottico, non capiamo se è sufficiente, non minino ottico per i cecchini che ora vi faccio vedere, che sarebbe il 3,0x, e ragazzi è veramente una bomba il 3,0, perché fa brutto, che sarebbe un Akog più potenziato, però soltanto questo vale solo per il cecchino, è vero, non per il pompa di Kaid, che quello è un pompa cecchino quindi non vale, ma valgono solo per il cecchino di Blackbeard, il cecchino di Twitch, il cecchino di Neon e il cecchino di Jokkaebi. Questo è proprio molto bello, ragazzi, ve lo dico, cioè ora potete pure vederlo da me, soltanto che ovviamente io ve lo ripeto sempre, non sono un pro player di PC, soltanto che alcune volte riesco a fare qualcosa, alcune volte non riesco a fare niente. Ora faccio vedere pure uno sistema di ping, come vedete, guardate qua, ragazzi. Oltre agli FPS che c'è qua forti. Porco puttana, non tocca ancora. Dove cazzo? Non avevo, vedo la gente. Madonna santa. Mamma mia. These guys are so bad. Actual garbage, dude. E niente. E ora andiamo. Ragazzi, poi c'è questa opzione qua, non l'ho fatto vedere, però comunque che replay partita, che ovviamente per ora se solo ne serve il TTS, è un'altra partita già saltata. Per faccio vedere poi il nuovo minino di Vision, cioè il nuovo minino che hanno messo nella mezza specie di Akog, che non sono i difensori. Ok, ma prima ma si è buggato veramente, cioè siamo morti in terra, morti, affa per cazzo. Così gode, mio dio, la doppia alibi, alibi, cerca di chiedere, F, faccio vedere quello. Uomini di Zofia che sarebbe il 2.0. Quindi
lag. Porca, non ci credo. Easy. Entra un'altra, che se non sbaglio dovrebbe essere l'ultima nel pacchetto. Pacchettino, ragazzi, il pacchettino del frigo. Ah sì, era easy, uccido. Ma civili bandit, oddio cazzo di cuore, insomma non è solo provando a prendere una partita. Splinters. Easy. Easy. No. Ah, easy. Proviamo zero. Allora ragazzi, questa è la prima volta in video in cui provo un operatore in antichità. Quindi ripeto per l'altra 100 volta, lo dico, però comunque non mi soffro mai di dirlo. Non sono un programmatore di PC, quindi una volta che faccio schifo pure di FPS, sennò io quasi sarei buono di FPS. 60 FPS andrebbero bene pure come su play. Soltanto che faccio proprio cagare gli FPS, 15 FPS non si possono vedere. E niente, sarebbero gli FPS pure. Se no, ripeto, non sono un po' quello, quindi faccio provate da PC. Hanno tutto loro. E basta questo bug. Tutta la difesa, ok, non ho più in cucina, magari c'è qualcosa. Ora un cazzo, non capisco perché sto bug. In pratica qui nella partita scorsa è successo che se spawni in cucina muori a casa. Thank you.
cazzo, non ho visto quell'altro. E dai, e niente ragazzi, questo qua è il video dei TS. Spero che questo video vi sia piaciuto e ditemi se vi è piaciuto quella i TS, mi sono piaciuti, perché sto portando a posto per voi i TS, se no non li portavo. Ovviamente ripeto per l'ultima volta che io non sono proprio niente di PC, quindi se avete visto qualche cazzata che ho fatto, scrivetemi nei commenti se volete pure che porti una live su Operation Shadow Legacy, e lasciate un commentino pure per cosa ne pensate. Bella.